Ricordiamo che la riforma protestante consistette nel trasformare la messa in un semplice memoriale. Scompare quindi ogni distinzione tonale, il segretamente, gestuale, chinato sopra l'ostia, e tipografica, appunto perché non esiste distinzione, tutto è narrazione, ricordo di un qualcosa avvenuto un tempo una volta per tutte. Ebbene, nel nuovo rito di Paolo VI viene ripreso lo spirito di queste riforme, generando così un rito equivoco, che pur non impedendo la credenza nel sacrificio, porta naturalmente alla concezione protestante. La stessa didascalia iniziale recita infatti racconto dell'istituzione, riducendo appunto tutto a semplice ricordo, narrazione. Di conseguenza, scompare una netta divisione fra narrazione e consacrazione, proprio perché questa distinzione in un memoriale non può esistere. Scompare cioè il punto fermo a separare le due parti, poco evidente quando esiste la differenziazione tipografica. Scompaiono le didascalie che indicano al sacerdote di ripetere i movimenti di Gesù, e quelle che gli indicano una mutazione gestuale e tonale fra narrazione e azione. Il tono dall'inizio alla fine è uniformemente narrativo, recitativo e non intimativo, come quello di chi ha un'azione personale. Ciò è dovuto, come abbiamo accennato, anche al fatto che mentre nella messa tradizionale la formula consacratoria è solo l'espressione "questo è il mio corpo", nel nuovo rito le locuzioni "prendete e mangiatene tutti" e "offerto in sacrificio per voi" entrano a far parte della formula stessa di consacrazione, comunicando appunto ad essa il tono narrativo. Inoltre il canone, che di per sé, come abbiamo visto, vuol dire regola, quindi dovrebbe essere fisso e invariabile, mentre, come poi diremo, il nuovo rito ha introdotto ben quattro preghiere, cosiddette preghiere eucaristiche, a scelta del sacerdote. Il canone è pronunciato interamente ad alta voce, come avevano fatto sia Lutero sia Cranmer, mentre il Concilio di Trento combinò la scomunica per i proponitori di questa tesi. Inoltre, la proposizione "ogni volta che farete ciò lo farete in memoria di me", evidentissima nel suo significato, viene sostituita con la più ambigua "fate questo in memoria di me", dove ancora una volta sembra che si voglia mettere in risalto il carattere di memoriale rispetto a quello di sacrificio. E come abbiamo visto, anche la sostituzione del semplice "il calice" all'espressione "questo calice" caratterizza sia il rito protestante sia quello di Paolo VI. Infine, ricordiamo che nella messa nuova, dopo la consacrazione, è prevista l'acclamazione del popolo. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ci sono tre acclamazioni a scelta, e in due di esse ricorre l'espressione "nell'attesa della tua venuta". Cioè si fa riferimento all'attesa della seconda venuta del Cristo proprio alla fine dei tempi, proprio nel momento in cui egli è sostanzialmente presente sull'altare, come notano i cardinali Ottaviano e Bacci nel breve esame critico. Dopo l'acclamazione dell'assemblea, un altro equivoco: celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, di nuovo, nell'attesa della tua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Ancora una volta si parla di memoriale e di seconda venuta proprio nel momento meno opportuno, mentre alla fine appare la parola sacrificio, però legata all'espressione in rendimento di grazie, che ne limita la pregnanza e la rende condivisibile anche ai protestanti. Ricordiamo che Martin Lutero, nel sermone sul Nuovo Testamento, ovvero sulla messa, scrive: "Perciò la messa non può e non deve chiamarsi
né essere un sacrificio a motivo del sacramento, ma solo a motivo del cibo raccolto e delle preghiere con le quali Dio viene ringraziato e il cibo benedetto. Dunque, nel nuovo ordinario della Messa ci sono, come detto, quattro preghiere eucaristiche, a scelta del sacerdote, secondo le regole esposte nel numero 322 dell'Istituzio. La prima preghiera eucaristica, o canone romano, può essere sempre utilizzata. Considerato superficialmente, il canone romano non sembra aver subito modifiche significative, ma un'analisi più attenta rivela che i cambiamenti introdotti, talvolta in modo sottile, tendono a introdurre nel testo la concezione dell'Eucaristia come una semplice agape compiuta dalla comunità sotto la presidenza del celebrante, in commemorazione della passione e della resurrezione del Signore. Quindi è assai difficile definire romano questo canone. Abbiamo anche visto che nella Messa di San Pio V esiste una netta separazione tipografica tra la parte narrativa della consacrazione e le parole che realizzano la transustanziazione, per indicare in maniera indubitabile che queste ultime sono dette affermativamente in persona Christi e non come una semplice narrazione. Il periodo primitivo si chiude con un punto. In questo modo diviene chiaro che in quel momento, nel momento in cui il sacerdote pronuncia le parole hoc est enim corpus meum, il sacerdote comincia a parlare a nome di nostro Signore. Inoltre, le espressioni che racchiudono le parole della consacrazione sono stampate a caratteri grandi. Nel Novus Ordo Missae queste distinzioni sono quasi scomparse, sia quella tipografica sia quella della punteggiatura. Tutto per insinuare l'idea che la consacrazione non sia nient'altro che una narrazione storica dell'istituzione dell'Eucaristia. Abbiamo detto ci sono quattro preghiere eucaristiche. Molte cose in esse sono scomparse rispetto alla messa tradizionale. È scomparsa l'invocazione alla maggior parte degli apostoli e dei martiri, i cui nomi figurano nella messa tradizionale, come poi vedremo, anzi è diventata facoltativa. Il riferimento alla mediazione di Gesù Cristo tra noi e Dio Padre ha ugualmente cessato di essere obbligatorio in molte preghiere, sempre per avvicinare la messa alla liturgia dei protestanti. E come abbiamo detto, l'espressione nell'attesa della tua venuta viene pronunciata proprio nel momento meno opportuno. Se si confronta con l'ordo tradizionale, poi una delle principali novità dell'ordo del 1969 è l'aggiunta al canone detto romano di tre nuove preghiere eucaristiche. Per questa ragione, appunto, un vero canone, cioè regola fissa, ha cessato di esistere. Nelle tre nuove preghiere eucaristiche, il testo stesso della narrazione dell'istituzione dell'Eucaristia ha subito alterazioni profonde e significative. Sono state eliminate espressioni che nel testo di San Pio V mettono in rilievo il carattere sacrosanto dell'atto che si sta compiendo. Per esempio, vi si dice solamente che nostro Signore prese il pane senza menzione alle sue mani sante e venerabili. L'espressione levati gli occhi al cielo è stata omessa. Il riferimento d'amore a Dio Padre, a te Dio suo Padre Onnipotente, è stato soppresso nella seconda preghiera eucaristica, sostituito da un laconico a te nella terza e a te Padre Santo nella quarta. In generale, le parole del canone romano tradizionale che precedono immediatamente la consacrazione del vino sono state conservate, però sono state introdotte importanti modifiche. Oltre ai già citati cambiamenti di punteggiatura e di presentazione tipografica, e oltre alla soppressione delle parole nelle sue sante e venerabili mani, l'espressione questo prezioso calice, come detto, è stata ridotta il calice. Cambiamento, come abbiamo sottolineato, assai pregnante.
I baci all'altare sono stati completamente eliminati. Il numero dei segni di croce fatti dal sacerdote è diminuito, così come lo è il numero di inchini, di riverenze, di genuflessioni. E soprattutto le rubriche esigono ugualmente che nelle preghiere eucaristiche le parole della consacrazione siano dette ad alta voce come richiede la loro natura. Come richiede la loro natura. Il che significa affermare implicitamente, ma in modo molto chiaro, che l'anatema scagliato dal Concilio di Trento è sbagliato, che il Concilio di Trento ha sbagliato. I riferimenti alla mediazione di Nostro Signore nel nuovo canone detto romano sono pressoché tutti facoltativi, nelle tre nuove preghiere eucaristiche sono stati ulteriormente ridotti. L'ultima di queste preghiere contiene un riassunto di tutta la storia della salvezza, e la si deve utilizzare di preferenza, è scritto testualmente, per quei gruppi di fedeli che hanno una conoscenza più profonda della Sacra Scrittura. Questo è ciò che afferma l'Istituzio nel numero 322d. Se analizziamo accuratamente questa preghiera, non possiamo esimerci dal pensare che un testo come questo è fatto apposta per rendere possibili un giorno celebrazioni ecumeniche con dei non cattolici, specialmente con dei protestanti. E chissà mai se i fedeli che hanno una conoscenza più profonda della Sacra Scrittura non siano proprio i protestanti nella mente di alcuni sacerdoti. Analizziamo ora alcuni passi di questa preghiera eucaristica. Secondo le rubriche non si può fare nessun memento per determinati defunti e l'Istituzio fornisce stringatamente il motivo di questa strana disposizione nel suo numero 322d. A causa della sua struttura, in questa preghiera non è possibile inserire una formula speciale per i defunti. Non si capisce perché la struttura della preghiera non possa ammettere un'allusione speciale per alcuni determinati defunti. Diciamo che questa rubrica è fatta apposta per rendere il testo accettabile ai protestanti, quali negano l'applicabilità della messa ai morti. Anche se il riferimento ai morti è presente, ma assai vago. E sarebbe stato accettabile da Lutero. Per concludere, in linea generale, tutto ciò che nella prima preghiera eucaristica, preghiera che imita il canone romano tradizionale, suona male alle orecchie cattoliche, è ripreso e maggiormente accentuato anche nelle altre tre nuove preghiere eucaristiche. In altri termini, il nuovo canone detto romano probabilmente sarà usato solo da alcuni sacerdoti tradizionalisti, a cui non piacciono le nuove preghiere eucaristiche recentemente composte. I sacerdoti progressisti avranno a disposizione le altre tre, in modo tale finiranno. Sinceramente non so quale sia la realtà, non assistendo se non saltuariamente e per doveri di Stato alle messe del Novus Ordo. Ma è verosimile pensare che il canone detto romano sia quasi caduto in disuso. Inoltre, l'introduzione di nuove preghiere eucaristiche apre la strada ad altre innovazioni e costituisce già in sé un attacco contro la tradizione, la quale appunto considera il canone una norma inflessibile per l'atto sacro del sacrificio da offrire.